2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Se ci dobbiamo ribellare. Il Festival della Legalità prosegue su un binario che abbiamo già da qualche anno, il Comune insomma, ha dato il patrocinio e lo ha sostenuto nel modo in cui ha potuto sostenerlo, perché si tratta davvero di un'iniziativa di grande valore sociale e culturale. È un festival per l'appunto destinato alla promozione dei valori della legalità, valori non sempre scontati purtroppo e rispetto ai quali bisogna tenere alta la guardia. Ieri abbiamo iniziato la manifestazione al Tribunale di Enna con il Procuratore della Repubblica e con un collaboratore di giustizia che hanno raccontato ai ragazzi le loro esperienze. Oggi l'abbiamo proseguita questa mattina con l'incontro con i ragazzi qui nella sala consiliare di Enna, discutendo di una serie di temi importanti che sono diciamo anche legati allo sviluppo del fenomeno mafioso negli anni 90 e anche rispetto alla recente sentenza sulla trattativa Stato-mafia. Sono particolarmente soddisfatto del fatto che ho riscontrato nei ragazzi un grande interesse e una grande partecipazione. Riferendomi alle stragi di cui le parlavo del 92-93, che non ci sono più da quegli anni, e riferendomi alla sentenza di 2 settimane fa del PM di Matteo, volevo aggiungere che tra l'altro in quella sentenza, che per noi è relativa al 92-93, gli anni in cui Mario Mori e Subrano hanno trattato come generale del ROS, quindi del comando dei carabinieri nazionali, hanno trattato con la mafia, con Torrina e Fernando Provenzano, sono stati mandati in quella sentenza che Marcello Dell'Utri, cofondatore di Forza Italia, partito che oggi è il 13% in Italia, e Forza Italia, presidente Silvio Berlusconi, la cui Fininvest è accettata da una sentenza che fino al 94 ha pagato Cosa Nostra, e quindi probabilmente i soldi di Fininvest, quindi del premio che oggi è il 13%, sono stati usati per i tridomini per uccidere Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Penso che sia stato un bellissimo momento per scoprire dei ragazzi fantastici e imparare tanto. Noi siamo un territorio che si sta misurando con i temi della legalità in maniera particolarmente intensa in questi anni, c'è tanto da imparare e soprattutto da imparare da questi ragazzi che sono davvero, penso, una speranza per voi, ma credo anche per territori come il nostro, su cui stiamo cercando di lavorare e di costruire consapevolezza di quanto sia bella la legalità. La legalità è davvero bella come questi ragazzi. Penso sia stato un ottimo momento per confrontarsi un po' anche dal punto di vista di come organizziamo le nostre iniziative. Ho avuto modo anche di vedere alcuni testi che sono di interesse anche rispetto al lavoro che intendiamo portare avanti con le nostre scuole, e soprattutto ho avuto modo di parlare con alcuni colleghi che sono attivi su questo tema, confrontandoci anche su quello che reciprocamente portiamo avanti sui nostri territori. C'è un know-how da costruire che magari tra sindaci e amministratori locali si forma attraverso esperienze dirette, che è utile davvero mettere insieme. Le tante frasi famose di Falcone, devo dire molte anche abbastanza abusate, quella secondo cui diceva in fondo non pietà, diceva la mafia è un fenomeno umano, come tutti i fenomeni umani ha un inizio, ha una vita e ha una fine. E questa fine però non è vicina, secondo me. E non è vicina perché, se è vero che la mafia, in questo mi aiuto anche da alcune considerazioni che ho sentito fare a magistrati che si occupano professionalmente di mafia, se è vero che la mafia ha cambiato strategia, abbandonando quella stragista degli anni 92-93, è anche vero che la mafia rimane ancora oggi un fenomeno che, almeno in certe realtà della Sicilia, è fortissimo anche dal punto di vista economico. E anche lì l'insegnamento di Falcone è insostituibile, che è forte economicamente normalmente con puoi battere. Falcone insegnava questo. Prima bisogna indebolire la mafia dal punto di vista economico, poi puoi pensare di batterla dal punto di vista militare o anche culturale. 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. È il solo mafioso, uno dei
yeah, my.